a 1:10 di notte, gole ad ora appena mangiate. Mi sono voluto perché joystick in mano. Spegniamo. Oggi che portiamo sul nostro canale? Portiamo Baba's You. Esatto. Fra l'altro, piccola parentesi, sono stato a vedere... Vabbè, andrò che ci prego. John Wick 3, tanto questo quando lo vedrete, bellissimo esatto. Film. E il protagonista si chiama Baba Yaga, lui, quindi... Sì, Baba Yaga? Sì, 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 sì. Viene con l'uomo nero, no? Allora, gioco per PC e Switch, uscito da un mesetto. Gioco, si potrebbe definire Enigma Game. Esatto, portato sul canale game. Per questo motivo, perché è un gioco molto da pensarci, un enigma, ogni livello è un enigma e porta anche una base di informatica, cosa che a noi ci piace e che ci sembrava interessante proporvi. Il prezzo è bassissimo e vi tiene attaccati a una console per molto tempo. Per molto molto tempo. In cosa consiste? Ogni livello, questo è il primo, l'introduttivo è leggere la base delle regole del livello. Baba is you, Baba è questo cosino bianco, quindi Baba sei tu, la bandiera della vittoria. Flag is win. Wall is stop significa che non mi ci fa passare. E rock is push significa che io posso andare dalla roccia e spingerla. Qual è la figata del gioco? Che se io vado sulle scritte e sposto wall is stop, io passo attraverso il muro. Annulli il comando. Esatto. Se io faccio rock is push, tolgo il push, non posso più spingere la roccia. Toccando la bella bandiera, come vedete, il livello è finito. Questo è il mondo. Questo è il mondo. Il mondo ha, da quello che ho capito, un paio di 100 livelli, 200 livelli. Tra l'altro ti dico che si va là. Ecco, già si è spoilerato. Ed è... prende, Baba prende lo shuttle e va là. Allora. Grafico a minimale. È un indie game sviluppato tra l'altro da un svedese o irlandese o con un tizio come fuori di testa del nord Europa. E siccome sono intrappolato nel wall, leviamo il comando e andiamo oltre. La bandiera in questo momento non è la vittoria, quindi perché niente. Non c'è il comando. E allora noi andremo a comporre il comando. È molto semplice all'inizio, anche intuitivo, poi dopo inizia a complicarsi un po' come ogni Enigma Game. Ogni livello introdurrà un nuovo comando, nuovi comandi, nuove iterazioni con oggetti che si trovano dentro al livello e parolacce. C'è anche da dire che questi nuovi comandi che ti introduce, tu li vai a mixare a un certo punto, cioè devi iniziare a imparare a come gestirli, a come fonderli o a come toglierli, esatto. Anche un po' come rompere il gioco. Perché esatto. Un'altra cosa figa, bella, è che io e lui ci stiamo giocando e ci è capitato anche ai primi livelli di risolverli in diversi modi. Ed è... gusta, a me gusta. Cioè, se lo compri magari con un amico e lo fate assieme, tra virgolette, ognuno... casa propria, poi vi confrontate, è bello, ti dici, ma potevi fare veramente così, esatto. Roba. E anche su YouTube, sapete, su YouTube gente, io l'ho fatto, gente che risolve certi enigmi, e tu dici, ah cazzo, si poteva fare pure così, è confortante, è bello. In questo caso siamo un muro, ma comunque facendo flag is win e toccandolo, vince lo stesso. Lo stesso. Potevamo cambiare invece di wall is you, era baba is you. Potevi tornare a essere lì. C'erano diversi modi. Out of reach. È in inglese come state guardando. Sì, ma... esatto, l'inglese ragazzi è un inglese base. Più base di così. Qui entra in gioco un comando nuovo, water is sink. Parliamo di affogare, sì, sembra. Sì. Quindi io ci lancio la roccia e mi faccio strada. Come possiamo vincere? Questa non me la ricordo, sono sincero. Togli push. Push. Metti win. Ah, è vero, Roxy win. Perché tu fai così, vinci con la roccia. Te ne freghi la bandiera e vai a vincere con la roccia. Il coccia qui. È l'una e mezza, ricordate. No, non questo. Ti gusta proprio. Cioè, è proprio bello il fatto che puoi cambiare le regole del gioco. Esatto. Cioè, non è che ti devi fissare sulla bandiera. Qui c'è un school is defeat, quindi toccandovi potete morire. Ma si torna indietro con un tasto. E c'è anche un modo di resettare il tema di livello. Se volete. Allora, abbiamo un Rocky's Push. Dobbiamo arrivare alla bandiera. Il flag is win non si può cambiare perché stando nell'angolo è impossibile cambiare. Quindi dobbiamo riuscire a trovare una soluzione con quello che abbiamo qui. Allora, se non ricordo male, ricordo bene, esatto. Le rocce non fanno il defeat. Quindi le mettete in fila cercando di spostare il defeat. E quindi dandoci l'accesso a... Dobbiamo rimuovere il comando che school is defeat. Eccolo, quindi entriamo e togliamo la bandiera. Questo per esempio è un livello in cui io sono impazzito per farlo. E l'ho risolto, l'abbiamo risolto in due modi differenti. Cioè
da Rocky's Push. Io sono arrivato, lui non mi ricordo neanche come la risolto, perché non ci siamo ricordati le ultime volte come la risolto tu, ma in un modo diverso. Era un modo diverso, non, se non mi sbagliavo ho spostato addirittura tutta la lava, non mi ricordo neanche io come. Io faccio lava e push e invece di entrarci dentro e morire la sposto direttamente. Non finirete. Passo il joystick attivato, ho fatto il sesto. Off limits. Ho finito subito, passo l'off limits a lui. Questo è quello che finisco prepotentemente io. Questa è quella della cattiveria. Ma ricordo, ormai l'ho imparato, penso pure sì, io. Sì, sì. Se non mi sbaglio, allora fammi vedere. Wall is stop. Sì. Qua non ci potevi andare. No. Può essere che. Io mi. Qui dobbiamo ricordarci come l'hai fatto tu, perché io l'ho fatto prepotente. Allora, non era. Allora, io diventavo wall? No, perché mi no, quello, io, quello che diventa wall lo so io, quello che ho fatto prepotente. Che prende wall e quinci. Invece c'era un altro modo. Babesiu flag is win. E qui ti insegna il gioco. No, troppo. Esatto. Qui ti insegna il gioco a usare lo stesso comando is. Sì. Con due chiamate, come si possono chiamare? Due, altri due comandi differenti. O soggetti differenti. Sì, in pratica un po' come no, Sudoku, come si dice, le parole crociate, no? Esatto. Che un po' in effetti ricorda anche quello. Flag is win e vai a toccare la flag. Ogni livello vi darà un pioppo. Cos'è quello? Un petalo che compone il fiore. Esatto. E ci sono vari livelli e qui comincia a farsi un po' simpatica la cosa. In questo momento si aggiunge il comando AND E, quindi si possono aggiungere più cose ad un soggetto. Già, si introduce l'AND e più avanti se ne introdurranno anche altri. Ecco, e questo ti fa capire, vai fallo. Ecco, tutti l'abbiamo fatto. Questo era facile, sì. Come si risolveva dunque? Questo era il wall, te lo porti dietro e lo usi per rompere... Per togliere una. Un jelly. Una medusa. Provaci, vedi se ricordo male. E poi passi per toccare la flag. Questo pure un altro mi sembra che forse abbiamo risolto in due modi differenti, sai? È probabile. È probabile. Questo, quanto tempo ci ho messo a fare questo? Questo e poi dopo tu mi hai detto, ah, ma si poteva fare così. No, perché Star mi uccide se lo faccio. Allora, qua potevo fare Star is push per eliminare il teschio. Se non sbaglio. No. No, aspetta. Devi fare Star is sick. Yeah. Esatto. A fuoco il teschio. Dopodiché ok, crap lo porti su e ti porti l'end dentro. Bravo, perché devi così. Quindi divento. Fai. Esatto. Il granchio e Baba sei tu, quindi lui muoverà contemporaneamente sia Baba sia il granchio. Il granchio è fuori, può toccare la bandiera. Vede? È questo. Sono dei rompicapo che al momento sembrano facili, ma nella mia memoria questo livello ci ho messo 25 minuti abbondanti per capirlo. Comunque, la prima volta e c'è anche da dire che adesso si introdurranno, li vedrete. Eccoli, appunto, si introducono sempre più nuovi personaggi. Esatto. Prima avete visto i granchi, adesso vedete i keke. I keke. Vabbè, le alghe che non c'erano, ma i keke. Le alghe, le piovre. Esatto. Tu invece hai fatto Love is Move. Move porta il cuore fuori e poi tocchi il cuore. Vieni. Che è un po' una ladrata, però si può fatto. Ladrata, però si può fatto. Ecco, a posto. Un po' una ladrata, lo ammetto, però era. Ogni cosa è giusta. Questo è quello delle colonne, che ha quello della memoria. Sì, sì, sì. Noi andiamo sempre spediti, ma... Esatto. Mo arriveremo al decimo livello, poi aprirò la memoria mia e vi farò vedere un livello più avanti. Questo è per farvi capire che gioco è, se vi piace di invogliarvi a comprarlo e a giocarlo. Mette l'ansia. Esatto. Si vedranno cosa è e diranno no. Allora, Pillar is you. E vinci. Yeah. Che già stai toccando la bandiera. Yeah. Ha senso. Ha sensissimo. Esatto. Corriamo. Break the world. Esatto. Oh, questo ci abbiamo messo. Madonna. Nel primo video ci abbiamo messo un secolo. Le madonne.
perché questo introduce un nuovo metodo di usare i comandi. Cioè, due is uno dietro l'altro non si possono mettere. Cioè, Baba is you, is win non va. Lo facciamo. Vedi? E non capivamo come risolvere. Abbiamo provato a pensare di spostare la bandiera e diventare noi la bandiera Poshima. Questo wall stop qui non ci dava la possibilità di farlo uscire. E qui si introduce il nuovo tipo di utilizzo del comando. Si può fare Baba is you per orizzontale e usare Baba is win per scusate, Baba is you per orizzontale e Baba is win per verticale. E qui probabilmente fosse un'ora ci abbiamo messo a capire questa cosa. Dopodiché, perché non ci sono suggerimenti, quindi ci è scoppiato il cervello e poi abbiamo detto maledetto chi l'ha inventato. Esatto. Maledetto chi l'ha inventato. Questo l'hai fatto tu l'altra volta in un modo splendido proprio. Ok, is open. Le chiavi. Con le chiavi apriamo le porte. Apri le porte. Dopodiché devi sostituire al K-Rock. Ok, forse trovavi la soluzione, vedi un po'. Ok, prova un po' mo. Esatto, passavi, mandiamo. Ecco, già vedete, molti più silenzi e molto più concentrazione per ricordare come combinare i comandi. Questo spostavi la porta. Ricordi? Allora. L'ultima porta la spostavi e che non c'era arrivato. Chi era? Sia case push ma anche... Quindi li dovete mettere come nel livello precedente incrociati, usando lo stesso is per due comandi differenti. Stando attenti a non ficcare open in un angolo. Precisivo. Esatto. Qui non era Doris Shoot, ma qui è Doris Push. Tu l'hai spostato. Addirittura se era Doris Push, non Doris Open. Doris io push. Mettevo Doris Open. Cioè tu la sposti. Che è ancora più cattiva. Via, via. Questa è la bellezza. Questo è il motivo per cui ci è sembrato un titolo da consigliarvi. Mostriamogli quelli tosti. Warm River. Mi sembra di sì. Sì, è questo, è questo. Donne di sto. Perché tu stai volando. Tu in questo momento Baba is you and float. Ok, quindi tu becchi tutto quello che è float, cioè che sta, ti uccide. Quindi avevo. Allora io mi sono detto: tolgo il float. Però se togli il float, torni per terra. C'è la water is hot. E quindi che succede? Fatti di là. Capito? Ti sciogli. Ti sciogli, esatto. Allora, lo vogliamo provare a risolvere nuovamente? Tu l'hai risolto questo? No, però voglio vederti, tanto... Non me lo ricordo, ma ci proverò, aspetta. Allora, questo era... Perché devo portare Baba is you... And you, e se faccio and you? Cosa succede? And... You. Posso togliere Baba? Sì, ok, ci sto, forse l'ho trovato. No, ho capito. Allora, levo l'is da qui. Poi dopo fai porti Baba is float di là. Sopra Baba is float. Mannaggia. Passo il float di là. Mannaggia, levo il float e vado a prendere la bandiera. Mannaggia. E quindi vi lasciamo con questo. Con la mia libreria giochi di Nintendo Switch. Che se avete qualche proposta, la possiamo giocare. Per esempio, questo non so se lo conosci. Uno per cui che e te potremmo fare adesso. Che non è male. Che te lo volevo comprare, sai? Non è male. Lo possiamo fare a te. Un Love in a Dangerous Space Time. Che... Yes. E niente. Con questo vi lasciamo. Se vi è piaciuto, vi facciamo un'altra puntata. Fatecelo sapere con un like. Commentandoci. E se vi è piaciuto, condividete il video. Se avete altri modi di risolvere Baba, fatecelo sapere. Esatto. Nei commenti siamo pronti e lieti di. Di dire. Porco cazzo, si può risolvere così. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao.